400 giovani velisti in arrivo da 12 nazioni, ma anche musica, cultura, divertimento. Per la quarta edizione della International Carnival Week, il club velico Crotone quest'anno ha fatto le cose in grande. Prima il fine settimana con le regate della Carnival Race, poi l'allenamento della nazionale italiana Under 15 e infine la prima tappa del trofeo nazionale Optimist Kinder più Sport. 10 giorni intensissimi di sport in mare, ma anche di 1000 iniziative a terra, in cui l'intera città diventa protagonista. Quest'anno la regata dura 10 giorni, è un evento lungo, articolato, complesso e speriamo anche molto divertente e attrattivo. 400 atleti per la quarta edizione della Biperbanca Crotone International Carnival Race, cui segue l'allenamento della nazionale italiana Under 15, cui segue la prima tappa del trofeo nazionale Optimist Italia Kinder più Sport. Quindi la combinazione di questi eventi in una settimana d'inverno ha attratto evidentemente centinaia di giovani velisti provenienti da 12 nazioni per un festival della vela, ma per un festival culturale, teatrale e musicale che si svolge anche a terra. Come sempre un grande gruppo, anzi una grande squadra composta da istituzioni, autorità, enti, associazioni di categoria, ordini professionali, partner, sponsor e poi ovviamente la grande compagine del Club Velico con i suoi soci. Quest'anno probabilmente il salto di qualità, la grande novità è proprio quello di un coinvolgimento ancora più profondo della comunità. Tant'è vero che ad esempio l'ASP e altre organizzazioni ed uno sponsor importante come Lilli hanno scelto questa regata, questa manifestazione per parlare di diabete, di obesità e per prevenire e per mandare un messaggio sui corretti stili di vita nel corso di 10 giorni nell'ambito della manifestazione. Quindi questi sono segnali di attenzione, sono momenti che dimostrano come la regata probabilmente abbia cominciato, questi eventi probabilmente abbiano cominciato ad affondare le loro radici laddove magari fino a questo momento erano rimasti ancora in superficie. Sul modello di grandi manifestazioni nazionali e internazionali pensiamo che la regata da sola rischia di interessare soltanto agli addetti ai lavori, mentre un programma più fitto, più completo, più vario, fatto di eventi teatrali, fatto di concerti, presentazioni di libri, momenti ludici, a cominciare dalla Carnival Parade dell'1 marzo, possono interessare e piacere ad un pubblico molto più vasto, perché l'obiettivo è evidentemente oltre che sportivo anche turistico. Questo è stato possibile evidentemente grazie alle istituzioni e in particolare in questo caso grazie alla Regione Calabria e alla Camera di Commercio di Crotone che hanno investito su questa manifestazione facendone anche uno strumento di marketing, perché il racconto di questa regata che si svolge d'inverno a Crotone raggiunge altre destinazioni italiane ed europee, invitando quindi i turisti a raggiungere Crotone d'estate ma anche d'inverno. Gli atleti in gara sono 400, 190 alla Carnival Race e 213 al momento iscritti alla prima tappa del trofeo Kinder. Poi in mezzo c'è l'allenamento, come dicevo. Naturalmente per ogni atleta bisogna calcolare accompagnatori, allenatori, familiari, c'è il pubblico, c'è i giornalisti, insomma c'è un movimento importante. Non a caso le 19 regate complessive che si saranno svolte quando saranno state completate quelle che compongono il programma 2019 avranno contato in totale 120.000 pernottamenti dal 2013. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought, but I was kind. Ancora una volta a fianco del club c'è la Biper di Crotone che in qualità di main sponsor ha deciso fin dalla prima edizione di sposare la causa di questa manifestazione che anima la città e anche la sua economia in un periodo in cui altrimenti ben poco ci sarebbe da fare. And I'm on my knees
Continua questo binomio con il Club Velico, anche quest'anno si affianca alla Carnival Week. Cosa rappresenta? Ma rappresenta un evento importante intanto per la città. Noi siamo molto ancorati al territorio, perciò spingiamo tutte quelle che sono iniziative che ne valorizzano le risorse dei territori dove operiamo. E devo dire che il Club Velico sta facendo un buon lavoro da quel punto di vista e quindi sosteniamo assolutamente queste iniziative che credo portino valore per tutti. Cosa secondo lei possono rappresentare per l'intero territorio, non solo crotonese? Ma può rappresentare intanto una visibilità non solo appunto di Crotone ma dell'intera Calabria. E poi devo dire c'è una metodologia completamente nuova rispetto a vecchi standard che sta emergendo, quindi una gestione degli eventi, una gestione delle risorse dei territori che ovviamente intesa nel modo giusto riesce a portare valore per tutti i portatori di interesse dei territori. Ultima domanda, Biper continua a credere in questo territorio, in tutte quelle che sono le eccellenze? Biper continua a stare su questi territori e ci sta in modo fattivo, stando di fianco alle piccole e medie imprese, stando di fianco alle famiglie. Ci crediamo che portare valore è importante, perciò continueremo nella nostra opera. Gioiosa e spettacolare come sempre è l'apertura della Carnival Week con la sfilata in maschera lungo il corso principale della città. Quindi via alle regate su un campo di gara che si conferma impegnativo e divertente, buono per assaggiare le abilità dei giovani velisti in ogni condizione. Non a caso ormai qui per gareggiare ed allenarsi d'inverno arrivano atleti da ogni parte d'Europa. Nel frattempo però a terra non si sta certo con le mani in mano. Tra le iniziative dedicate alla cultura, per esempio, c'è quella che celebra i 200 anni dell'infinito di Giacomo Leopardi, che alcuni studenti hanno riprodotto persino sulla vela di un Optimist. Patrizia, la Carnival Week quest'anno è fatta anche di una serie di eventi culturali che si svolgono a terra e in alcuni di questi è coinvolta l'associazione Mutamenti. Sì, è già il secondo anno che noi siamo presenti sugli eventi culturali di Carnival Race, perché il mese di febbraio è il mese per noi di Poesiti, della festa della poesia urbana che in città è terminata la settimana scorsa ma che replichiamo in una edizione speciale per la Carnival Week.
quest'anno dedicata in maniera particolare a Giacomo Leopardi all'infinito. Sì, quest'anno si celebrano i 200 anni dell'infinito di Leopardi e quindi anche noi stiamo mettendo in campo dei flash mob per ricordare una delle poesie più belle della nostra letteratura. Ci sono tanti ragazzi di diverse scuole che nelle ultime settimane stanno replicando, scrivendo questa poesia ovunque. Sì, allora, nella scorsa settimana abbiamo usato i giardini di Pitagora come una lavagna e sono venuti i ragazzi dell'Anna Frank e abbiamo scritto a terra, sulle scale, dovunque. Oggi sono invece presenti i ragazzi del Circolo dei Piccoli Lettori di Margherita, sono ragazzi di periferia, anche loro armati di gessetti colorati hanno scritto la poesia dovunque qui al Club Velico e naturalmente anche sulla vela, perché naufragar è dolce in questo mare. Il Circolo dei Piccoli Lettori di Margherita partecipa oggi a questo flash mob che ancora una volta ricorda l'infinito di Leopardi, che viene replicato in più posti della città, in particolare oggi al Club Velico. Sì, l'associazione Mutamenti ci ha coinvolto in questa iniziativa e siamo da 2 anni a questa parte che insomma partecipiamo a questa giornata del Club Velico come portatori di cultura e della bellezza della poesia. L'infinito ci dà l'occasione di portare fuori, noi veniamo dalla periferia, è una scuola di periferia e veniamo in centro e siamo dei protagonisti un po' della cultura. I ragazzi stessi hanno composto delle poesie che sono venute veramente dal cuore, ispirate dal mare, dal vento, e le hanno scritte poi sulle vele per formare un'installazione artistica e poi hanno dato vita a questo flash mob dell'infinito, l'hanno scritto un po' ovunque, sulle vele, a terra, sulle pareti di questo splendido locale. La poesia, appunto, c'è bisogno di recuperarla nelle scuole, ma probabilmente nella vita di tutti i giorni. La poesia, secondo me, bisogna un po' imporla. Non si deve trovare nei piccoli circoli, nelle piccole stanze, deve essere a portata di tutti, perché la bellezza è contagiosa. Se si porta la bellezza ovunque, probabilmente qualcuno viene toccato, quindi conviene insistere su questo punto, sulla poesia e la sua bellezza. Spazio ai libri anche sul lungomare, dove Riccardo Gazzaniga è stato invitato a presentare il suo ultimo lavoro, Abbiamo toccato le stelle, 20 racconti dedicati ad alcuni campioni dello sport, protagonisti di vicende umane dal fortissimo impatto sociale. Sì, l'idea del libro è questa, di utilizzare lo sport e le vicende di alcuni campioni che sono celebri soprattutto per la loro capacità, le loro imprese sportive, per raccontare invece l'aspetto umano e una serie di temi quali la discriminazione razziale, la discriminazione sessuale, l'omofobia, la disabilità, utilizzando lo sport, e penso di sì che ce ne sia bisogno in questo periodo. Perché comunque lo sport per molti versi può essere da una parte precursore, ma anche fornire lo spunto per risolvere alcuni problemi. Alcuni campioni in questo senso con il loro esempio hanno aperto delle strade. Sì, perché lo sport ha una grande potenza mediatica, non a caso è stato usato spesso anche dalla propaganda politica, no? Per esempio dalle dittature. Al contrario, lo sport può essere anche utilizzato per fare qualcosa di diverso, per cambiare le cose, perché uno sportivo che scardina un pregiudizio ha un impatto su tutti quelli che quello sportivo lo seguono e lo ammirano. Qual è la sua storia preferita, se c'è? Qual è invece, secondo la sua percezione, la storia preferita dei ragazzi? Allora, la mia preferita è la vicenda di Peter Norman, atleta che salì sul podio insieme a Tommy Smith e John Carlos nella mitica notte dei pugni chiusi a Città del Messico 1968. E, mentre la vicenda che vedo i ragazzi apprezzano di più forse è quella di Alex Zanardi, perché è una persona che sentono abbastanza vicina, che hanno visto in televisione, per la sua empatia che dimostra ogni volta, quindi loro quando si emozionano molto per la vicenda, quando leggono la vicenda di Zanardi. E ancora uno spazio non meno importante è stato dedicato alla salute e alla prevenzione. Sulla banchina del porto, infatti, uno spazio nel villaggio della Vela è stato riservato agli operatori del servizio di diabetologia dell'ASP di Crotone, che hanno promosso il progetto Gente da Mare, dedicato alla prevenzione del diabete e dell'obesità.
4 gli stand in cui vengono distribuite informazioni e materiale didattico su prevenzione e cura. Nel prossimo fine settimana ci sarà di nuovo anche la possibilità di sottoporsi allo screening della glicemia, 200 quelli effettuati nel weekend appena trascorso. Abbiamo voluto legarci a questa manifestazione di carattere nazionale, anzi di carattere internazionale, per promozionare la prevenzione di un corretto stile di vita, di un'attività fisica per quanto riguarda le malattie legate all'obesità e quindi al diabete. Abbiamo allestito, come vedete, degli stand che hanno un ruolo informativo. Speriamo che questo numero così elevato di atleti riesca ad attirare tante persone che vengono qui ad informarsi ed eventualmente, per chi lo volesse, anche a misurare la glicemia attraverso degli apparecchi che noi utilizziamo in questi casi per fare queste valutazioni. È un problema che sta crescendo nel mondo contemporaneo, complice il modo di mangiare un po' meno salutare, complice anche uno stile di vita sempre più sedentario. Non è il caso ovviamente di questi giovanissimi ragazzi velisti, però in linea di massima ci sono tanti bambini che non praticano più sport e che mangiano male. Sì, è un pochino un vulnus dei nostri tempi. Le attività fisiche sono messe generalmente, per fortuna non tutti, lo vediamo con questi velisti che invece sono tutt'altra cosa, vengono messe da parte a favore di attività un pochino più comode, tipo il computer o stare davanti alla televisione. Quindi la nostra spinta, che è di tipo culturale, informativo, a che non ci si abitui a questo stile di vita, perché poi vengono fuori queste malattie che purtroppo poi determinano problemi molto molto seri. Scelto il giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni per presentare la fondazione a lui intitolata e istituire il premio che lo ricorderà negli anni a venire. Anche così Massimo Marrelli continuerà a vivere attraverso alcuni progetti di utilità sociale portati avanti in suo nome per volontà di sua moglie Antonella Stasi e dei suoi figli Doriana, Benedetta e Lorenzo Marrelli. Tutto avviene a pochi mesi dalla sua tragica morte, avvenuta lo scorso 28 ottobre nel cantiere in cui l'imprenditore crotonese ha perso la vita assieme ai tre operai Santo Bruno, Luigi Ennio Colacino e Mario Cristofaro. Fin da subito la Fondazione Massimo Marrelli istituirà una borsa di studio destinata a studenti brillanti che però altrimenti non avrebbero sufficienti mezzi economici per intraprendere il percorso accademico. E poi c'è il premio che ogni anno, nel giorno del suo compleanno, sarà assegnato a calabresi che si sono distinti sul territorio nazionale ed internazionale negli ambiti medico-sanitario, agricolo, sociale e comunicativo. In questa prima edizione è stato assegnato a Suor Michela Marchetti, Massimo Proietto, Nuccio Caffo e all'ospedale San Pietro Fatebene Fratelli di Roma. Un premio che in realtà Massimo Marrelli dedica a tutti quanti, a tutte le persone a cui ha voluto bene, ed è un modo per proseguire la sua volontà e la sua opera. In realtà nasce l'annuncio di questo premio, che nasce con una fondazione voluta dalla famiglia Marrelli, che porta ed è intitolata alla memoria di Massimo Marrelli, ma che prosegue come spirito nell'intento che ha caratterizzato la vita di quest'uomo, quello di fare del bene e dedicare la propria vita per la propria terra. E questo premio quindi è dedicato a chi avrà la possibilità, con una crescita scolastica, con dei requisiti particolari, a poter ottenere delle agevolazioni, quindi per poter proseguire negli studi lì dove ne avesse delle difficoltà economiche.
Oggi ci sono 4 riconoscimenti consegnati a situazioni che in qualche modo sono di particolare importanza per la Regione Calabria. Il premio va a delle figure calabresi che si sono distinte in Italia e nel mondo. L'intento è quello di premiare chi è andato via dalla nostra terra, ma che in realtà avremmo voluto tutti quanti, da calabresi che hanno scelto di lavorare e vivere in questa terra, che queste menti fossero rimaste qui da noi. Ed è un po' lo spirito che ci guida, fa proseguire nell'opera di Massimo Marrelli anche per quanto riguarda il Marrelli Hospital, l'intento sanitario di voler far sì che la popolazione possa curarsi qui in Calabria. E colgo l'occasione anche per ringraziare pubblicamente anche i nuovi commissari della Regione Calabria, nonché il vertice dell'ASP di Crotone, che hanno voluto assolutamente aderire e dare spazio e possibilità a questa struttura creata con tanti sacrifici adesso di poter pian piano decollare, perché ancora è solo l'inizio. Qual è l'eredità che lascia Massimo Marrelli? È difficile poter parlare di lui, no, in questo momento, soprattutto per me che forse rispetto a tanti altri che fanno parte del gruppo Marrelli l'ha conosciuto meno. Però lui era un sognatore, questo lo ripeteva spesso, però generalmente quando si pensa a un sognatore si pensa a qualcuno che poi non porta a termine, no, le azioni a cui dà inizio. Invece lui riusciva a coinvolgere tutte le persone che gli erano intorno proprio per arrivare poi all'obiettivo, al risultato. E di questa sua intraprendenza sono la dimostrazione Calabro Dental, il Marrelli Hospital, per ultimo ciò che ci riguarda da vicino, la radioterapia al Marrelli Hospital e poi tutte le aziende del gruppo Marrelli. E appunto la frase che in cui lui si riconosceva di più era una frase di Nelson Mandela che dice che un vincitore è solamente un sognatore che non si è mai arreso. Lei è abituato a ricevere riconoscimenti per quello che ha fatto nella sua terra, quello che è riuscito a fare nella sua terra. Forse quello che riceve oggi qui ha un sapore però particolare. Beh, certo, è un valore diverso proprio perché ricorda questo grande imprenditore che è Massimo Marrelli, che ha lasciato un segno in Calabria, dove sappiamo quanto sia difficile fare impresa, e quindi con tutte le sue opere, con quello che ha fatto, è stato da guida anche per altri imprenditori, e quindi è giusto, è proprio un'occasione importante che sicuramente non ha uguale. Lui è conosciuto come per essere stato un sognatore, però anche un uomo molto pragmatico. Forse per fare l'imprenditore in questa terra c'è bisogno di queste due cose messe insieme. Esatto, è giusto sognare e puntare in alto, però poi si scontra con la realtà, e quindi essere molto pratici, applicare quello che si ha in mente per realizzare questi sogni non è facile in questa terra, e in gran parte Marrelli ci è riuscito e ha dato il buon esempio, e oggi ci rimane, rimangono le sue opere, quello che ha fatto, e sicuramente sono e saranno di ispirazione per gli imprenditori calabresi tutti. Massimo, questo premio, questo riconoscimento intitolato a Massimo Marrelli nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni, che sapore ha, che senso ha? Ma ha un sapore sicuramente importante, prestigioso per quella che è la mia carriera, e penso che sia una cosa molto importante per ricordare una figura che per il territorio calabrese ha fatto tanto, si è sempre speso per tutti, si è speso per la sanità, molte volte prendendo anche calci nel sedere. Alla fine la sua tenacia, la sua caparbietà, aggiungo, lo avrebbe premiato. Però credo che Massimo manca a tutti, ed essere qui in occasione del suo 60° compleanno a ritirare un riconoscimento, mi sarebbe piaciuto che a darmelo fosse stato proprio lui, ma credo di pensarlo quando sarò sul palco a ritirare questo premio.
questa sera si è scelto di ricordare Massimo Marrelli attraverso dei riconoscimenti a delle figure che in qualche modo si sono distinte nel panorama locale. Suor Michela ha avuto diversi riconoscimenti in Italia, questo forse nella sua terra ha un sapore particolare. Sì, sicuramente, perché è qui che lei opera nel quotidiano, è qui che vive, è qui che dà spessore a tutto ciò in cui crede, è qui che esprime la sua passione per le persone e insieme alle persone vive la solidarietà. Questo premio è un premio per la solidarietà, perciò credo che meritatamente lei stia vivendo questo e perciò questo fa sì che esprime la passione e l'amore che ha per questa terra e sicuramente anche quella creatività che ha fatto sì che nel corso degli anni abbia potuto anche vivere varie cose, ampliare i servizi, cercare in modi diversi, sempre insieme con altri, la possibilità di esprimere questa solidarietà. Nel giorno in cui avrebbe compiuto 60 anni si celebra in qualche modo la figura di Massimo Marrelli, ma lo si fa attraverso dei riconoscimenti a delle figure che in qualche modo hanno operato con lui o nella sua terra. Tra la vostra realtà e quella costruita da lui c'è una collaborazione. C'è una grandissima collaborazione, sia sotto l'aspetto professionale per quanto riguarda l'attività del Marelli Hospital, ma sia anche nei confronti con l'amicizia di Massimo. La nostra è una partecipazione a un discorso più sanitario, in quanto sono i nostri professionisti che danno una mano, una grossa mano all'ospedale di Massimo. In più abbiamo aperto anche in questi giorni una convenzione che già era in programma, poi purtroppo non l'abbiamo potuta farla prima e quindi l'abbiamo filmata in questi giorni con i nostri professionisti che vengono qui e iniziamo un percorso di collaborazione con l'ospedale di Massimo, portando dei professionisti a livello nazionale in cui hanno la possibilità di poter proseguire poi un percorso sanitario tra qui e noi. Quindi questo ci fa auspicare e ci fa ben sperare che anche qui a Crotone ci sia un elemento di eccellenza e qualità nel settore sanitario. E oltre a questo stiamo organizzando insieme anche una missione nelle Filippine per quanto riguarda la parte odontoiatrica. Quindi ci aspettiamo veramente grandi cose e vorremmo fare assieme grandi cose come desiderava Massimo, era il suo sogno, quello di lasciare una traccia. E noi cercheremo di lasciarla.